Buongiorno Mister, buongiorno a Tabletti Radio Bruno, volevo fare un passo indietro, volevo parlare della partita tra lei. Cosa non le è piaciuto di più di quella partita? Credo che sia stata una partita interpretata bene. Abbiamo, direi, forse nella fase di riconquista palla e di riproposta, questa è stata un po' la cosa che non abbiamo fatto nella maniera migliore, perché io credo che abbiamo veramente riconquistato tanti palloni, però siamo stati poco bravi nella gestione poi immediata e quindi spesso volentieri la concedevamo subito ancora agli avversari. Scusate. E questo, secondo me, non so cosa mi sia andato di traverso, credo che questo ci abbia messo un po' in difficoltà proprio nella riproposta, e poi questo gli toglie anche un po' la tranquillità, perché bravo nella riconquista, però dopo, subito dopo, sei di nuovo a rincorrere, e questo è una cosa che va migliorata, è bisogno di un aspetto che va migliorato, così come nel primo tempo in fase difensiva, soprattutto con i difensori, non siamo stati bravi ad andare a scalare sull'esterno, ad andare a prendere i loro esterni offensivi che potevano essere Gomez da una parte piuttosto che dall'altra, ma eravamo con la difesa schierata, soprattutto con la palla centrale eravamo con la difesa schierata e ci abbassavamo troppo con gli esterni di centrocampo, quindi con Bagliani e con Modesto ci trovavamo in 5 spesso con due giocatori soli, chiaro che a centrocampo poi qualcosa in più si pagava, questo era un aspetto che siamo un po' costretto a tirarci poi indietro e a portarci gli avversari addosso della linea difensiva, creandoci qualche difficoltà, ma sono stati errori abbastanza, come dire, semplici come lettura, e in questo dobbiamo indubbiamente crescere. Il cambio di sistema di gioco tra il primo e il secondo tempo è più avanti in questo... Sì, è stato un po' una conseguenza. Quindi ho pensato più di mettere una difesa a 4, cercando di avere già due giocatori esterni più sulle posizioni degli avversari, infatti poi direi che abbiamo corso ben pochi rischi e pericoli, non sono più riusciti a ripartire con quella velocità e soprattutto con l'uomo che riceveva palla a piede e poi ci puntava. Direi che abbiamo indubbiamente sofferto meno, però anche nel primo tempo non era così complicato, ce la siamo un po' complicata noi, però insomma rientra un po' nella logica di questo periodo dove chiaramente un cambio abbastanza importante in questo senso c'è stato e quindi va ancora migliorato. Domani è la partita più difficile forse, contro una squadra insomma in salute che ancora non è passata. Beh, siamo in salute anche noi, chiaro che dobbiamo giocare contro la prima in classifica, quindi questo è difficile nella misura in cui sappiamo che i valori sono della prima della classe, però credo che in queste partite sia ancora più facile trovare gli stimoli, trovare la volontà e quindi probabilmente anche incrementare quello spirito di gruppo che è fondamentale in queste gare contro un avversario che dal punto di vista tecnico sono superiori. Però, non sono indubbiamente queste le partite che mi preoccupano da un punto di vista dell'approccio, dell'atteggiamento della squadra, perché credo che se non si capisce che cosa può significare interpretare nella maniera giusta e giocare una partita di questa levatura, oltretutto in un anticipo dove tutti quanti ti guardano, vuol dire che allora c'è da rivedere qualcosa. Quindi non sono particolarmente preoccupato, se non con la coscienza e la consapevolezza che andiamo ad affrontare un avversario di spessore, di grande valore. No, è bello giocare queste partite, vorrei giocare tutte le settimane partite di questo livello, perché credo che sia molto intrigante e stimolante. E voi disse tutto sport, non so, considerando un po' la duttilità di Conte, il gioco molto sulle fasce, proverà a prendere delle precauzioni particolari o no, dal punto di vista tattico una partita come le altre? No, dal punto di vista tattico noi sappiamo quello che dobbiamo fare, come ho già detto anche settimana scorsa o la settimana precedente, mi piace lavorare molto su quello che è il discorso della mia squadra,
Poi i valori della Juve, quello che la Juve potrà fare, lo valuteremo, lo analizzeremo, credo che sia sotto gli occhi di tutti, però è importante che da parte nostra ci sia un certo tipo di interpretazione. E se questo verrà fatto al meglio, al massimo, allora è chiaro che anche per la Juve risulterà più complicato avere la meglio sul palo. Noi non dobbiamo assolutamente lesinare nulla in termini di attenzione, in termini di concentrazione, in termini di volontà e di determinazione, questo è facile. Lui è già stato in passato, può essere di nuovo la serata di Giovinco che insomma, quando vede la Juve un po'... Io sono dell'idea che tutte le serate, tutte le partite possono essere di Giovinco, perché Giovinco è un giocatore che per noi rappresenta una qualità, un tasso tecnico da grande squadra, e quindi noi siamo convinti che Giovinco metterà molto del suo in una partita dei valori importanti, ma io mi aspetto che lui faccia assolutamente quello che cerca di fare tutte le gare, poi dopo se può essere di stimolo ancora superiore il fatto di giocare contro una squadra che rappresenta un po' il suo passato, è cresciuto lì, è ancora meglio, però lui non deve perdere d'occhio quello che è un ragionamento globale di squadra, poi dopo la sua prestazione in questo sicuramente riuscirà ad emergere e a tirare fuori qualcosa in più che per noi indubbiamente è importante. Mister, la chiave per rendere la vita più complicata alla Juventus è sbloccare Pirlo, almeno tutti quelli che hanno giocato fino adesso contro la Juventus ci hanno provato in vari modi, è così anche per il Parma, anche per lei. Pirlo entra nella schiera di quei giocatori che chiaramente fanno una grande differenza di qualsiasi squadra, è un giocatore che diventa anche difficile da marcare, da contenere, perché è un giocatore che quando solo gli concedi un metro e mezzo, due metri di spazio, per lui l'avversario diventa quasi ininfluente. È chiaro che dovremmo essere bravi tutti insieme come collettivo a saperci muovere in un determinato modo e ad essere molto collaborativi, molto stretti, cercando di non dare opportunità e troppe soluzioni a questo giocatore, che chiaramente se solo gli concedi uno spiraglio poi ti trova l'avversario, il compagno di squadra con grande facilità. È chiaramente un nodo che tutti quanti cercano di risolvere, perché è il fulcro del gioco della Juventus, come lo era prima del Milan. Sarà divertente anche in questo senso. Mi rivolgo invece a Donadoni, ex giocatore. La Juventus ha una serie senza perdere di 20 partite. Sono serie da grandi squadre come poteva essere il suo Milan. Quando un giocatore arriva su quest'onda di entusiasmo, pensa mai di poter perdere o non ci pensa perché è talmente sicuro delle sue possibilità che ogni partita è uguale all'altra? No, non credo che si ragioni nei termini ogni partita è uguale all'altra, perché ogni partita fa storia a sé. Credo che l'approccio, l'atteggiamento, il modo di interpretare debba essere ricercato ogni volta sulla stessa lunghezza d'onda, soprattutto quando una squadra riesce a fare tutta una serie di risultati importanti e positivi, come ha fatto una striscia importante come ha fatto la Juve. Però nel calcio ci si misura sempre con l'avversario, quindi c'è sempre questa incognita. Dipenderà molto anche dall'avversario riuscire a darti il filo da torcere da quello che noi vorremmo fare. Cercheremo di fare in tutti i modi come sia.